Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Sei venuto? Sri Yukteswar mi salutò seduto su una pelle di tigre, sul pavimento di un soggiorno con balcone. La voce era asciutta, i modi impassibili. «Sì, caro maestro, sono qui per seguirvi». Inginocchiandomi, gli toccai i piedi. «Com'è possibile? Tu non tieni in alcun conto i miei desideri». «Non più, Guruji. La vostra volontà sarà legge per me». «Così va meglio. Ora posso assumermi la responsabilità della tua vita». «Vi cedo volentieri l'onere, maestro». «La mia prima richiesta, allora, è che tu torni a casa dalla tua famiglia. Desidero che tu ti iscriva all'università a Calcutta. La tua istruzione deve proseguire». «Benissimo, signore». Celai la mia costernazione. «I libri importuni avrebbero dunque continuato a perseguitarmi ancora per anni. Prima mio padre, ora Sri Yukteswar». «Un giorno andrai in Occidente. Le persone laggiù saranno più ricettive all'ascolto dell'antica saggezza dell'India, se lo strano insegnante indù sarà laureato». «Voi sapete ciò che è meglio, Guruji». La mia tristezza svanì. L'accenno all'Occidente mi parve enigmatico, remoto, ma l'occasione di rendermi gradito al maestro con la mia obbedienza era immediata e vitale. «Stando a Calcutta starai vicino. Vieni a trovarmi ogni volta che troverai il tempo». «Ogni giorno, se possibile, maestro. Con gratitudine accetto la vostra autorità su ogni dettaglio della mia vita, ma ad una condizione». «Quale?» «Che promettiate di rivelarmi Dio». Seguì una schermaglia verbale che si protrasse per un'ora. La parola di un maestro non può essere smentita. Non viene data con leggerezza. Le implicazioni di una tale promessa aprono vaste prospettive metafisiche. Un guru deve essere davvero in intima relazione con il creatore prima di poterlo obbligare a manifestarsi. Percepivo la divina unione di Sri Yukteswar e, in quanto suo discepolo, ero determinato a trarne il massimo vantaggio. «Sei di carattere esigente». Il consenso del maestro giunse infine compassionevole e definitivo. «Che il tuo desiderio sia il mio desiderio». L'ombra che gravava da una vita sul mio cuore svanì. La vaga ed inquieta ricerca era terminata. Avevo trovato eterno rifugio in un vero guru. «Vieni, ti mostro l'ashram». Il maestro si alzò dalla sua pelle di tigre. Mi guardai attorno. Il mio sguardo cadde, con stupore, su un quadro appeso ad una parete, inghirlandato da un ramo di gelsomino. «La Irima Asaya!» «Sì, il mio divino guru». La voce di Sri Yukteswar vibrava di venerazione. Come uomo e come yogi, fu più grande di ogni altro maestro della cui vita io mi sia occupato nelle mie ricerche. In silenzio mi inchinai dinanzi a quell'immagine familiare. Dall'anima si levò il mio omaggio all'impareggiabile maestro che, benedicendo la mia infanzia, aveva diretto i miei passi sino a quel momento. Guidato dal mio guru, visitai la casa e il giardino circostante. A
Ampio, antico e ben costruito, l'ashram era contornato da un cortile con un imponente colonnato. I muri esterni erano ricoperti di muschio. I piccioni svolazzavano sul tetto piano di colore grigio, condividendo, senza cerimonie, i locali dell'ashram. Sul retro si apriva un piacevole giardino con alberi di jackfruit, manghi e banani. Le logge con balaustre delle stanze superiori dell'edificio a due piani si affacciavano sul cortile da tre lati. Una spaziosa sala al pian terreno, con l'alto soffitto sostenuto da una serie di colonne, era utilizzata, mi disse il maestro, principalmente durante le festività annuali della Durga Puja. Piccola nota, Durga Puja è il culto di Durga. Si tratta della principale festività dell'anno bengalese e dura 9 giorni, all'incirca alla fine di settembre. Subito dopo si svolge la festa di 10 giorni di Dashahara, ovvero colei che toglie 10 peccati, 3 del corpo, 3 della mente e 4 della parola, ed entrambe le puja sono sacre a Durga, che letteralmente significa l'inaccessibile. È un aspetto della madre divina Shakti, la forza creatrice femminile personificata. Una stretta scala conduceva alla stanza di soggiorno di Sri Yukteswar, il cui balconcino dava sulla strada. L'ashram era ammobiliato con sobrietà. Tutto era semplice, pulito e funzionale. In evidenza vi erano numerosi tavoli, sedie e panche di stile occidentale. Il maestro mi invitò a fermarmi per la notte. Una cena a base di curry di verdure fu servita da 2 giovani discepoli che ricevevano la propria formazione spirituale nell'ashram. Guruji, vi prego, raccontatemi qualcosa della vostra vita. Sedevo accovacciato su una stuoia di paglia accanto alla sua pelle di tigre. Le amiche stelle, oltre il loggiato, sembravano vicinissime. Il mio nome era originariamente Priya Nath Karar. Sono nato qui, a Serampur. Mio padre era un facoltoso uomo d'affari. Mi lasciò questa casa a vita, che oggi è il mio ashram. La mia istruzione scolastica formale fu breve. La trovavo lenta e superficiale. Appena ebbi raggiunto l'età adulta, mi assunsi la responsabilità del capofamiglia ed ho una figlia ora sposata. Gli anni della maturità furono benedetti dalla guida di Lahiri Mahasaya. Dopo la morte di mia moglie, entrai nell'ordine degli Swami e ricevetti il nuovo nome di Sri Yukteswar Giri. Piccola nota, ricordiamo che Sri Yukteswar nacque il 10 maggio 1855. Yukteswar significa unito a Dio. Giri è una distinzione classificatoria di uno dei 10 antichi rami dell'ordine degli Swami. Sri significa santo, non è un nome ma un titolo di rispetto. Questa è la semplice cronaca della mia vita. Il maestro sorrise, notando l'espressione di avido interesse sul mio volto. Come in qualsiasi nota biografica, le sue parole avevano riportato i fatti esteriori, senza rivelare l'uomo interiore. Guruji, mi piacerebbe ascoltare qualche storia della vostra infanzia. Te ne racconterò qualcuna e tutte con una morale. A Sri Yukteswar brillavano gli occhi nel pronunciare la sua avvertenza. Mia madre tentò una volta di incutermi paura con la storia spaventosa di un fantasma in una camera buia. Mi recai immediatamente nella stanza ed espressi la mia delusione per non avervi trovato il fantasma. Mia madre non mi raccontò mai più storie del terrore. Morale:
Guarda in faccia la paura ed essa smetterà di assillarti. Un altro ricordo della mia prima infanzia è il desiderio di avere un brutto cane che apparteneva ad un vicino. Per settimane tenni la mia famiglia in subbuglio per ottenere quel cane. Le mie orecchie rimasero sorde all'offerta di animaletti domestici d'aspetto ben più attraente. Morale: l'attaccamento rende ciechi, conferisce un immaginario alone di attrattiva all'oggetto del desiderio. La terza storia riguarda la duttilità della mente giovanile. Qualche volta udii mia madre fare questa considerazione. Un uomo che accetta di lavorare alle dipendenze di qualcun altro è uno schiavo. Quell'impressione si fissò così indelebilmente in me che, anche dopo il matrimonio, rifiutai qualsiasi impiego. Coprii le spese investendo i beni della mia famiglia in terreni. Morale: le orecchie sensibili dei bambini dovrebbero essere educate con consigli buoni e costruttivi. Le loro prime idee restano impresse a lungo e in profondità. Il maestro si immerse in un placido silenzio. Intorno a mezzanotte mi guidò ad uno stretto lettuccio. Il sonno fu dolce e profondo quella prima notte sotto il tetto del mio guru. Sri Yukteswar scelse il mattino seguente per impartirmi la sua iniziazione al Kriya Yoga. La tecnica l'avevo già ricevuta da due discepoli di Lahiri Mahasaya, mio padre e il mio tutore, Swami Kebalananda. Alla presenza del maestro, tuttavia, avvertii un potere trasformante. Al suo tocco una grande luce inondò il mio essere, come la gloria di innumerevoli soli ardenti simultaneamente. Fu invaso da un'ineffabile beatitudine che pervase il mio cuore fin nel suo nucleo più profondo e si protrasse per tutto il giorno seguente. Era ormai tardo pomeriggio quando mi convinsi a lasciare l'ashram. Tornerai fra 30 giorni. Appena giunsi alla mia casa di Calcutta, la predizione del maestro varcò la soglia insieme a me. Nessuno dei miei familiari fece i commenti pungenti che avevo temuto a proposito della ricomparsa dell'uccellino impicchiata verso casa. Salì fino alla mia piccola soffitta e la guardai con affetto, quasi si trattasse di una presenza viva. Sei stata testimone delle mie meditazioni e delle lacrime e tempeste del mio sadhana. Ora ho raggiunto il porto del mio divino maestro. Figliolo, sono lieto sia per me che per te. Mio padre ed io sedevamo insieme nella calma serale. Hai trovato il tuo guru, come io un tempo trovai miracolosamente il mio. La santa mano di Lahiri Mahasaya veglia sulle nostre vite. Il tuo maestro si è rivelato non un inaccessibile santo himalayano, ma uno vicinissimo. Le mie preghiere sono state esaudite. Nella tua ricerca di Dio non sei stato sottratto permanentemente alla mia vista. Mio padre era anche contento che riprendessi la mia istruzione formale e diede disposizioni in tal senso. Il giorno seguente fui iscritto allo Scottish Church College di Calcutta. Trascorsero in fretta mesi lieti. I miei perspicaci lettori avranno di certo intuito che nelle aule universitarie mi si vedeva ben poco. L'ashram di Serampore esercitava un richiamo davvero irresistibile. Il maestro accettò la mia presenza ubiquitaria senza fare commenti. Con mio grande sollievo, egli menzionava di rado le aule del sapere, benché fosse evidente a tutti che non ero affatto per essere un erudito, di tanto in tanto riuscivo a spuntare i voti minimi necessari alla promozione. La vita quotidiana all'ashram fluiva tranquillamente, con rare variazioni. Il mio guru si svegliava prima dell'alba,
sdraiato o talvolta seduto sul letto, egli entrava in uno stato di samadhi. Piccola nota, letteralmente significa dirigere insieme. Il samadhi è uno stato super cosciente di estasi in cui lo yogi percepisce l'identità di anima e di spirito. Era semplicissimo scoprire quando il maestro si era svegliato. Brusco arresto di un formidabile russare. Un sospiro o due, forse un movimento del corpo. Poi uno stato di sospensione del respiro privo di suoni. Egli era nella profonda beatitudine yogica. Non seguiva la colazione. Prima veniva una lunga camminata sulle rive del Gange. Quelle passeggiate mattutine con il mio guru, quanto sono ancora vivide e reali. Nella facile rievocazione della memoria, spesso mi ritrovo al suo fianco. Il primo sole inizia a riscaldare il fiume. La sua voce risuona, piena dell'autenticità della saggezza. Un bagno, quindi il pasto di mezzogiorno. La sua preparazione, secondo le istruzioni impartite ogni giorno dal maestro, era un compito svolto diligentemente dai giovani discepoli. Il mio guru era vegetariano. Prima di dedicarsi alla vita monastica, tuttavia, si era nutrito anche di uova e pesce. Agli allievi consigliava di attenersi ad una dieta qualsiasi, purché fosse semplice e adatta alla loro costituzione. Il maestro mangiava poco, spesso del riso colorato con la curcuma oppure con succo di bietole o spinaci e condito con una piccola quantità di ghee, ossia burro fuso di bufala. In altri giorni consumava dal di lenticchie oppure curry di channa e verdure. Come dessert, mango o arance con budino di riso oppure succo di jackfruit. I visitatori facevano la loro comparsa nel pomeriggio. Un flusso costante si riversava dal mondo nella tranquillità dell'ashram. Ciascuno trovava nel maestro uguale cortesia e gentilezza. Per un uomo che si è realizzato come anima, non come corpo o come ego, il resto dell'umanità assume un aspetto straordinariamente simile. L'imparzialità dei santi affonda le radici nella saggezza. I maestri sono sfuggiti a Maya, non sono più influenzati dallo sguardo dei suoi mutevoli volti, in cui si alternano perspicacia e stoltezza. Sri Yukteswar non mostrava alcuna considerazione particolare per coloro ai quali era capitato in sorte di essere potenti o colti, né disdegnava gli altri a causa della loro povertà o mancanza di istruzione. Ascoltava con rispetto le parole di verità pronunciate da un bambino e ignorava palesemente un pandit presuntuoso. Alle 8 si cenava e a quell'ora talvolta gli ospiti si attardavano ancora. Il mio guru non era solito congedarsi per mangiare da solo. Nessuno lasciava il suo ashram affamato o insoddisfatto. Sri Yukteswar non era mai colto di sorpresa, mai in imbarazzo di fronte a visitatori inattesi. Sotto la sua guida piena di risorse, un pasto frugale si trasformava in un banchetto. Eppure era parsimonioso. Con i suoi modesti fondi riusciva a fare molto. «Spendete secondo le vostre possibilità e sarete nell'agio», diceva spesso. «Lo sperpero procura disagio». Nei vari aspetti dell'ospitalità dell'ashram, così come nei lavori di costruzione e riparazione o in altre questioni pratiche, il maestro manifestava l'originalità del suo spirito creativo. Le calme ore della sera recavano spesso uno dei discorsi del mio guru, tesori senza tempo. Ogni sua affermazione era misurata e cesellata
dalla saggezza. Una sublime sicurezza di sé caratterizzava il suo modo di esprimersi. Era unico. Egli parlava come nessuno, nella mia esperienza, ha mai parlato. I suoi pensieri erano soppesati attentamente sulla bilancia della discriminazione, prima che egli consentisse loro di assumere forma esteriore. L'essenza della verità, onnipervasiva perfino sotto l'aspetto fisiologico, emanava da lui come un fragrante essudato che traspirava dall'anima. Ero sempre consapevole di essere alla presenza di una manifestazione vivente di Dio. Il peso della sua divinità induceva automaticamente il mio capo a chinarsi dinanzi a lui. Se gli ultimi ospiti della sera si accorgevano che Sri Yukteswar stava per immergersi nell'infinito, egli prontamente li impegnava in una conversazione. Era incapace di assumere una posa o di ostentare il proprio raccoglimento interiore. Essendo sempre uno con il Signore, non aveva bisogno di un tempo dedicato solo alla comunione con Lui. Un maestro autorealizzato si è già lasciato alle spalle il trampolino della meditazione. Il fiore cade quando spunta il frutto. Spesso, tuttavia, i santi continuano ad attenersi alle pratiche spirituali per incoraggiare i discepoli. All'avvicinarsi della mezzanotte, poteva accadere che il mio guru si appisolasse con la naturalezza di un bimbo. Non si curava di preparare il letto. Spesso si sdraiava, senza neppure un cuscino, su uno stretto sofà che faceva da sfondo alla pelle di tigre sulla quale sedeva abitualmente. Una discussione filosofica poteva protrarsi non di rado per tutta la notte. Qualsiasi discepolo poteva suscitarne una con il proprio appassionato interesse. Non avvertivo la stanchezza in quei momenti, né il desiderio di dormire. Erano sufficienti le vive parole del maestro. «Oh, è l'alba! Andiamo a passeggiare lungo il Gange!» Così si concludevano molti dei miei periodi di edificazione notturna. I miei primi mesi con Sri Yukteswar culminarono in un'utile lezione. Come sconfiggere le zanzare. A casa, la mia famiglia aveva sempre fatto uso di tende protettive durante la notte. Rimasi sconcertato nel constatare che nell'ashram di Serampore, invece, questa prudente abitudine non vigeva affatto, nonostante gli insetti vi risiedessero permanentemente. Ero ricoperto di punture da capo a piedi. Il mio guru ebbe pietà di me. «Comprati una zanzariera e comprane una anche per me», rise e aggiunge. «Se ne compri una sola per te, tutte le zanzare si concentreranno su di me». Fui ben lieto di assecondare la sua richiesta. Ogni notte che trascorrevo a Serampore, il mio guru mi chiedeva di sistemare le zanzariere per la notte. Una sera le zanzare erano particolarmente virulente, ma il maestro non mi diede le sue abituali istruzioni. Rimasi nervosamente in ascolto del ronzio anticipatore degli insetti. Nel mettermi a letto, lanciai nella loro direzione una preghiera propiziatoria. Una mezz'ora più tardi, tossii ostentatamente per attrarre l'attenzione del mio guru. Mi pareva di impazzire a causa delle punture e, soprattutto, del salmodiante ronzio degli insetti mentre celebravano i loro riti sanguinari. Nessuna reazione da parte del maestro. Mi avvicinai con cautela. Non respirava. Era la prima volta che lo osservavo durante la trance yogica. Fui invaso dalla paura. Deve aver avuto un arresto cardiaco. Gli misi uno specchio sotto il naso. Non si appannò per il vapore del respiro. Per accertarmene ulteriormente, per qualche minuto gli serrai con le dita la bocca e le narici. Il suo corpo era freddo ed immobile. Sconvolto, corsi alla porta per chiamare aiuto.
Guarda un po', uno sperimentatore in erba. Oh, il mio povero naso! La voce del maestro era scossa dalle risate. Perché non vai a letto? Il mondo intero dovrebbe forse cambiare per te? Cambia te stesso. Liberati dalla consapevolezza delle zanzare. Umilmente me ne tornai a letto. Nessun insetto osò avvicinarsi. Compresi che precedentemente il mio guru aveva consentito all'uso delle zanzariere soltanto per farmi piacere. Non temeva affatto le zanzare. Il suo potere yogico era tale da indurre queste ultime a non pungerlo, oppure da permettergli di rifugiarsi in una invulnerabilità interiore. Mi stava dando una dimostrazione, pensai. Quello è lo stato yogico che devo sforzarmi di raggiungere. Uno yogi deve essere capace di entrare nello stato di supercoscienza e di continuare a rimanervi, a prescindere dalle innumerevoli distrazioni immancabili su questa terra. Sia nel ronzio degli insetti che nella luce abbagliante del giorno, la testimonianza dei sensi deve essere bandita. In verità, i suoni e le immagini poi giungono comunque, ma in mondi più ameni dell'Eden proibito. Le istruttive zanzare mi servirono per un altro dei primi insegnamenti che ricevette all'Ashram. Era l'ora dolce del crepuscolo. Il mio guru stava interpretando in modo impareggiabile gli antichi testi. Ai suoi piedi ero in perfetta pace. Una zanzara insolente ruppe l'idillio, entrando in lizza per catturare la mia attenzione. Quando conficcò nella mia coscia il suo ago ipodermico avvelenato, automaticamente levai una mano vendicatrice. Esecuzione sospesa. Mi ricordai, opportunatamente, di uno degli aforismi sullo yoga di Patanjali, quello su Ahimsa, la non violenza. Perché non hai completato l'opera? Maestro, sostenete dunque che si possa togliere la vita? No, ma nella tua mente avevi già inferto il colpo mortale. Non capisco. Ciò che Patanjali intendeva era l'eliminazione del desiderio di uccidere. Sri Yukteswar aveva letto i miei processi mentali come un libro aperto. Questo mondo, così com'è congegnato, mal si presta ad una pratica letterale di Ahimsa. L'uomo può essere costretto a sterminare le creature dannose. Egli, tuttavia, non è ugualmente tenuto a provare rabbia o animosità. Tutte le forme di vita hanno pari diritto all'aria di Maya. Il santo che svela il segreto della creazione sarà in armonia con le sue innumerevoli e sconcertanti espressioni. Tutti gli uomini che dominano l'impulso interiore alla distruzione possono avvicinarsi a quella comprensione. Guruji, è preferibile offrirsi in sacrificio piuttosto che uccidere una bestia feroce? No, il corpo dell'essere umano è prezioso. Esso detiene il massimo valore evolutivo grazie al suo eccezionale cervello e ai centri spinali. Essi consentano al devoto avanzato di cogliere e manifestare appieno gli aspetti più sublimi della divinità. Nessuna forma inferiore dispone di una tale dotazione. È vero che si contrae il debito di un peccato veniale se si è costretti ad uccidere un animale o qualsiasi essere vivente, ma i Veda insegnano che la perdita di un corpo umano per futili motivi costituisce una grave trasgressione alla legge karmica. Trassi un sospiro di sollievo. Non sempre nelle scritture si trovano argomentazioni a sostegno dei propri istinti naturali. Non ebbi mai occasione di vedere il maestro alle prese con un leopardo o con una tigre. Una volta, tuttavia, egli si trovò faccia a faccia con un cobra micidiale, che finì però per essere conquistato dall'amore del mio guru.
Questa varietà di serpenti è molto temuta in India, dove provoca oltre 5.000 vittime all'anno. Il pericoloso incontro avvenne a Puri, dove Sri Yukteswar aveva un secondo ashram, situato in una posizione incantevole vicino al golfo del Bengala. Prafulla, un giovane discepolo degli ultimi tempi, si trovava insieme al maestro in quell'occasione. «Eravamo seduti all'aperto, nei pressi dell'ashram», mi raccontò Prafulla. «Un cobra apparve nelle vicinanze, un metro di puro terrore. Aveva il cappuccio rabbiosamente aperto mentre avanzava velocemente verso di noi. Il mio guru lo accolse con un risolino di benvenuto, come se si rivolgesse ad un bambino. Ero fuori di me dal terrore, vedendo che il maestro si metteva a battere ritmicamente le mani. Stava intrattenendo il terrificante visitatore. Restai assolutamente immobile, mentre, dentro di me, recitavo le più ferventi preghiere che riuscissi a richiamare alla mente. Il serpente, vicinissimo al mio guru, era ora immobile, apparentemente ammaliato dal suo atteggiamento carezzevole. A poco lo spaventoso cappuccio si richiuse. Il serpente strisciò fra i piedi del maestro e scomparve fra i cespugli. Perché il mio guru si fosse messo a battere le mani e perché il cobra non lo avesse aggredito rimase per me inspiegabile in quel momento, concluse Prafulla. In seguito, tuttavia, giunsi a comprendere che il mio divino maestro ha superato la paura che qualsiasi creatura vivente possa fargli del male. Un pomeriggio, durante i miei primi mesi all'ashram, sentii lo sguardo penetrante di Sri Yukteswar fisso su di me. «Sei troppo magro, Mukunda!» Questa sua osservazione toccava un punto dolente. Che gli occhi incavati e l'aspetto emaciato mi fossero tutt'altro che graditi, era testimoniato dalle numerose bottiglie di tonici allineate nella mia stanza di Calcutta. Tutti i tentativi erano stati vani. Una dispepsia cronica mi perseguitava fin dall'infanzia. Talvolta la mia disperazione giungeva al culmine e mi domandavo se valesse la pena di continuare a vivere con un corpo così malsano. I farmaci hanno dei limiti, la forza vitale creatrice non ne ha. Credimi, sarai sano e forte. Le parole di Sri Yukteswar fecero sorgere in me la convinzione che si trattasse di una verità che avrei potuto applicare personalmente. Nessun altro guaritore, e ne avevo consultati parecchi, era mai riuscito ad infondere in me altrettanta certezza. Ed ecco che, giorno dopo giorno, cominciai ad aumentare di peso. 2 settimane dopo la benedizione segreta del maestro, avevo acquistato il peso e il vigore che in passato mi ero sforzato invano di raggiungere. I miei persistenti disturbi gastrici scomparvero per tutto il resto della mia vita. In seguito, ebbi occasione di assistere ad istantanee guarigioni divine, compiute dal mio guru, di persone che soffrivano di malattie fatali come tubercolosi, diabete, epilessia o paralisi. Nessuno avrebbe potuto essere più riconoscente di quanto lo fui io di essere stato inaspettatamente liberato dal mio aspetto cadaverico. Alcuni anni fa anch'io ero desideroso di aumentare di peso, mi raccontò Sri Yukteswar. Durante la convalescenza che seguì una grave malattia, andai a far visita alla Hirimasaya a Benares. «Signore, sono stato molto malato e ho perso parecchi chili. Vedo, Yukteswar, che ti sei reso malato e ora pensi di essere magro». La risposta era assai diversa da quella che mi ero aspettato. Il mio guru, tuttavia, aggiunse per incoraggiarmi. «Vediamo un po', sono certo che dovresti sentirti meglio domani». Accogliendo queste parole con un gesto di segreta guarigione rivolto alla mia mente ricettiva,
non fui sorpreso di constatare, il mattino seguente, un gradito aumento di forze. Andai dal mio maestro ed esclamai esultante: «Signore, mi sento molto meglio oggi!» «Davvero? Oggi ti sei rinvigorito?» «No, maestro», protestai, «siete voi che mi avete aiutato. Questa è la prima volta da settimane che sento di avere una certa energia». «Oh sì, la tua malattia è stata molto grave. Il tuo corpo è ancora fragile. Chi può dire come ti sentirai domani?» Al solo pensiero del possibile ritorno della mia debolezza rabbrividii dalla paura. Il giorno successivo riuscii a malapena a trascinarmi fino a casa di Lahiri Mahasaya. «Signore, sto di nuovo male!» Lo sguardo del mio guru era canzonatorio. «Così dunque, ancora una volta ti stai procurando un'indisposizione!» «Gurudeva, ora mi accorgo che, giorno dopo giorno, vi siete preso gioco di me!» La mia pazienza era esaurita. «Non capisco perché non vogliate credere alle mie parole veritiere!» «In realtà, sono stati i tuoi stessi pensieri a farti sentire ora debole, ora forte!» Il mio maestro mi guardò con affetto. «Come hai potuto constatare tu stesso, il tuo stato di salute ha corrisposto esattamente alle tue aspettative. Il pensiero è una forza, come l'elettricità o la gravità. La mente umana è una scintilla della coscienza onnipotente di Dio. Potrei dimostrarti che qualsiasi cosa alla quale la tua mente potente credesse molto intensamente si realizzerebbe all'istante». Sapendo che Lahiri Mahasaya non parlava mai in vano, mi rivolsi a lui con timore reverenziale e gratitudine. «Maestro, quindi se penso di star bene e di aver riacquistato il mio peso precedente, questo è ciò che accadrà?» «Proprio così, anche in questo stesso istante!» Il mio guru parlò con serietà, il suo sguardo concentrato sui miei occhi. Ed ecco che avvertii subito un aumento non soltanto di forza, ma anche di peso. Lahiri Mahasaya si ritirò nel silenzio. Dopo aver trascorso alcune ore ai suoi piedi, tornai a casa di mia madre, dove alloggiavo durante le mie visite a Benares. «Figlio mio, che ti succede? Ti stai gonfiando per idropisia?» Mia madre non credeva ai propri occhi. Il mio corpo aveva assunto nuovamente le robuste dimensioni che aveva prima della malattia. Mi pesai e constatai che, in un solo giorno, avevo acquistato quasi 23 chili, che conservai poi stabilmente. Gli amici e conoscenti che avevano visto la mia esile figura rimasero sbigottiti. Molti di loro cambiarono vita e divennero discepoli di Lahiri Mahasaya a seguito di questo miracolo. Il mio guru, risvegliato in Dio, sapeva che questo mondo non è altro che un sogno oggettivato del Creatore. Essendo pienamente consapevole della propria unità con il Divino Sognatore, Lahiri Mahasaya poteva, a suo piacimento, materializzare, smaterializzare o compiere qualsiasi altro mutamento nella visione cosmica. L'intera creazione è governata da leggi, concluse Sri Yukteswar. Quelle che si manifestano nell'universo esteriore e che possono essere scoperte dagli scienziati sono chiamate leggi naturali. Vi sono tuttavia leggi più sottili che regolano le sfere della coscienza e che possono essere conosciute soltanto attraverso la scienza interiore dello yoga. Anche i misteriosi piani spirituali hanno i propri naturali e legittimi principi di funzionamento. Non lo studioso di fisica, ma il maestro pienamente autorealizzato comprende la vera natura della materia. Perciò Cristo fu in grado di risanare l'orecchio del servo che era stato mozzato da uno dei discepoli.
Sri Yukteswar era un impareggiabile interprete delle scritture. Molti dei miei più ricordi più felici sono legati ai suoi discorsi. I suoi pensieri, tuttavia, preziosi come gemme, non venivano gettati nelle ceneri della disattenzione o dell'ottusità. Un movimento irrequieto del mio corpo o una momentanea distrazione erano sufficienti a porre bruscamente fine all'esposizione del maestro. «Non sei qui», mi rivelò un pomeriggio, interrompendosi. Come sempre, egli coglieva le variazioni della mia attenzione con devastante prontezza. «Guruji», il mio tono era di protesta, «non mi sono mosso, non ho battuto ciglio. Posso ripetere parola per parola tutto ciò che avete detto». «Eppure non eri pienamente con me. La tua obiezione mi costringe ad osservare che nel tuo sostrato mentale stavi creando tre istituzioni. Un luogo di ritiro fra i boschi in pianura, un altro sulla cima di una collina e un terzo sulle rive dell'oceano». In effetti, tali pensieri, confusamente formulati, erano stati presenti in me in modo quasi subconscio. Gli rivolsi uno sguardo di scusa. «Che posso fare con un tale maestro che penetra perfino le mie più vaghe fantasie? Tu stesso mi hai dato questo diritto. Le sottili verità che sto esponendo non possono essere comprese senza la tua completa concentrazione. Se non è necessario, non invado l'intimità delle menti altrui. L'essere umano ha il privilegio naturale di vagare in segreto fra i propri pensieri. Perfino il Signore non vi entra se non viene invitato. Neppure io oso compiere una tale intrusione. Voi siete sempre il benvenuto, maestro. I tuoi sogni architettonici si materializzeranno in seguito. Ora è tempo di studiare». Così, incidentalmente, il mio guru mi aveva rivelato, con la sua semplicità, il futuro realizzarsi di tre grandi eventi nella mia vita. Fin dalla più tenera età avevo intravisto le immagini enigmatiche di tre edifici, ciascuno in uno scenario diverso. Nella successione esatta indicata da Sri Yukteswar, tali visioni assunsero forma definitiva. Per prima venne la fondazione della mia scuola di yoga per fanciulli in una pianura di ranchi. Poi il mio quartier generale americano sulla cima di una collina a Los Angeles e infine un ashram nella California meridionale sulle sponde del vasto Pacifico. Il maestro non affermava mai con arroganza: «Profetizzo che si verificherà il tale e il tal altro avvenimento». Piuttosto suggeriva: «Non credi che ciò potrebbe accadere?» Eppure le sue semplici affermazioni celavano un potere profetico. Non vi fu mai alcuna smentita. Le sue parole, appena velate, non risultarono mai false. Sri Yukteswar era di contegno riservato e concreto. In lui non vi era nulla del visionario folle o svanito. Aveva i piedi saldamente piantati a terra, la testa nell'alto dei cieli. Le persone pratiche suscitavano la sua ammirazione. «Santità non significa ottusità. Le percezioni divine non rendono inetti», soleva dire. «L'espressione attiva della virtù risveglia la più acuta intelligenza». Nella vita del maestro constatai fino in fondo la netta differenza fra il realismo spirituale e l'oscuro misticismo che viene considerato a torto il suo equivalente. Il mio guru era restio a parlare delle sfere ultrasensoriali. La sua aura meravigliosa, da cui era circondato, era di perfetta semplicità. Nella conversazione evitava i riferimenti sorprendenti,
Nell'azione si esprimeva con la massima libertà. Altri parlavano di miracoli, ma non riuscivano a compierne alcuno. Sri Yukteswar faceva raramente accenno alle leggi dei piani sottili, ma segretamente le applicava a proprio piacimento. Un uomo autorealizzato non compie alcun miracolo finché non riceve un'autorizzazione interiore, spiegava il maestro. Dio non vuole che i misteri della sua creazione siano rivelati indiscriminatamente. Ciascun individuo al mondo, inoltre, ha il diritto inalienabile al proprio libero arbitrio. Un santo non violerà tale indipendenza. Il silenzio abituale di Sri Yukteswar era dovuto alle sue profonde percezioni dell'infinito. Non restava tempo per le interminabili rivelazioni che occupano le giornate di quegli insegnanti che non hanno conseguito l'autorealizzazione. Nelle persone superficiali, i pesci dei piccoli pensieri producono grandi sommovimenti. Nelle menti oceaniche, le balene dell'ispirazione provocano appena un'increspatura. Questa osservazione, tratta dalle scritture indù, non è priva di una sottile ironia. A causa dei suoi modi tutt'altro che spettacolari, solo pochi fra i suoi contemporanei riconobbero in lui un superuomo. Il detto popolare, stolto è chi non sa nascondere la propria saggezza, non avrebbe mai potuto valere per Sri Yukteswar. Benché fosse nato mortale, come ogni altro essere umano, il maestro aveva raggiunto l'identità con colui che governa il tempo e lo spazio. Nella sua vita percepivo una divina unità. Egli non aveva incontrato alcun ostacolo insormontabile alla fusione dell'umano con il divino. Compresi che tali barriere non esistono, se non nell'accidia spirituale dell'uomo. Ero sempre galvanizzato al tocco dei sacri piedi di Sri Yukteswar. Gli yogi insegnano che un discepolo viene spiritualmente magnetizzato dal contatto reverenziale con un maestro. Si genera una sottile corrente. Spesso gli indesiderabili meccanismi dell'abitudine nel cervello del discepolo vengono cauterizzati, alterando così beneficamente i solchi delle sue tendenze terrene. Almeno momentaneamente, i segreti veli di Maya possono sollevarsi ed egli può intravedere la realtà della beatitudine. Tutto il mio corpo reagiva accendendosi di un calore liberatorio ogni volta che mi prostravo alla maniera indiana dinanzi al mio guru. Perfino quando la Hiri Masaya restava in silenzio, mi raccontava il maestro, oppure quando conversava su temi non strettamente religiosi, mi accorgevo che mi aveva comunque trasmesso conoscenze ineffabili. Sri Yukteswar esercitava su di me lo stesso effetto. Se varcavo la porta dell'ashram in uno stato d'animo preoccupato o indifferente, impercettibilmente il mio atteggiamento mutava. Una calma risanatrice discendeva su di me alla sola vista del mio guru. Ogni giornata trascorsa con lui era un'esperienza sempre nuova di gioia, pace e saggezza. Non lo trovai mai in preda all'illusione o alterato dalla bramosia, dall'emozione, dall'ira o da qualsiasi tipo di attaccamento umano. Le tenebre di Maya stanno calando silenziosamente, affrettiamoci verso la casa interiore. Con queste parole, all'imbrunire, il maestro ricordava invariabilmente ai propri discepoli la necessità che praticassero il Kriya Yoga. Talvolta un nuovo allievo esprimeva il dubbio di non essere degno di intraprendere la pratica dello yoga. Dimentica il passato,
lo consolava Sri Yukteswar. Le vite passate di tutti gli uomini sono oscurate da molte infamie. La condotta umana è sempre inaffidabile finché non è ancora ancorata nel divino. Ogni cosa in futuro migliorerà se compirai uno sforzo spirituale adesso. Il maestro aveva sempre giovani Kela nel suo ashram. Piccola nota, Kela vuol dire discepoli, dalla radice sanscrita del verbo servire. Per tutta la sua vita, egli ebbe a cuore la loro educazione spirituale ed intellettuale. Perfino poco prima del trapasso, accolse come allievi due bambini di 6 anni e un ragazzo 16enne. Guidava le loro menti e le loro vite con quell'attenta disciplina dalla quale deriva etimologicamente il termine discepolo. I residenti dell'ashram amavano e riverivano il loro guru. Gli bastava battere appena le mani per averli solleciti al suo fianco. Quando era incline al silenzio o al raccoglimento, nessuno osava parlare. Quando la sua risata echeggiava gioviale, i bambini lo consideravano uno di loro. Il maestro chiedeva raramente agli altri di rendergli un servizio personale e non accettava aiuto da un allievo, tranne quando la sollecitudine era sincera. Il mio guru si lavava tranquillamente da solo i propri abiti se i discepoli trascuravano quel compito privilegiato. Sri Yukteswar indossava la tradizionale veste color ocra degli Swami. Secondo l'usanza degli yogi, le sue calzature, senza lacci, erano di pelle di tigre o di daino. Il maestro parlava correntemente l'inglese, il francese, l'hindi e il bengali. Il suo sanscrito era buono. Pazientemente istruiva i suoi giovani discepoli ricorrendo ad alcuni espedienti che aveva ingegnosamente escogitato per lo studio dell'inglese e del sanscrito. Il maestro parlava correntemente l'inglese, il francese, l'hindi e il bengali. Il suo sanscrito era buono. Pazientemente istruiva i suoi giovani discepoli ricorrendo ad alcuni espedienti che aveva ingegnosamente escogitato per lo studio dell'inglese e del sanscrito. Il maestro aveva cura del proprio corpo, pur evitando ogni ansioso attaccamento. Egli faceva notare che l'infinito si manifesta compiutamente attraverso la salute fisica e mentale. Disapprovava qualunque eccesso. Un discepolo una volta intraprese un lungo digiuno. Il mio guru si limitò a ridere dicendo: «Perché non gettare un osso al cane?» La salute di Sri Yukteswar era eccellente. Non lo vidi mai indisposto. Qui c'è una piccola nota che dice che una volta si ammalò in Kashmir quando io non ero con lui. Egli permetteva ai discepoli di consultare dei medici se ciò appariva opportuno. Il suo scopo era quello di rispettare le consuetudini del mondo. I medici devono svolgere la propria opera di guarigione attraverso le leggi di Dio applicate alla materia. Ciò nonostante, egli decantava la superiorità della terapia mentale e spesso ripeteva: «La saggezza è il depurativo più efficace. Il corpo è un amico infido, dategli il dovuto, ma non di più», diceva. «Dolore e piacere sono transitori. Sopportate ogni dualità con calma, cercando allo stesso modo di sottrarvi al loro dominio. L'immaginazione è la porta dalla quale entrano sia la malattia che la guarigione. Non credete alla realtà della malattia, neppure quando siete malati. Il visitatore ignorato se ne andrà». Il maestro annoverava numerosi medici fra i suoi discepoli. Diceva loro:
Chi ha saputo scoprire le leggi fisiche è in grado di investigare facilmente la scienza dell'anima. Un sottile meccanismo spirituale si cela proprio dietro la struttura del corpo. Sri Yukteswar raccomandava ai suoi allievi di essere la sintesi vivente delle virtù occidentali ed orientali. Egli stesso, pur essendo un occidentale pragmatico nelle sue abitudini esteriori, interiormente era un orientale dedito alla spiritualità. Elogiava lo spirito progressista, l'intraprendenza, le abitudini igieniche dell'Occidente e gli ideali religiosi che da secoli conferiscono all'Oriente un'aura luminosa. La disciplina non mi era affatto nuova. A casa mio padre era rigoroso e Ananta spesso severo, ma la formazione impartita da Sri Yukteswar non può che essere definita drastica. Perseguendo la perfezione, il mio guru era ipercritico nei confronti dei propri discepoli, tanto nelle questioni importanti quanto nelle sottili sfumature del comportamento. Le buone maniere senza sincerità sono come una bella signora senza vita, faceva notare nelle occasioni opportune. La schiettezza priva di tatto è come il bisturi del chirurgo, efficace ma sgradevole. La franchezza unita alla gentilezza è utile e ammirevole. Il maestro era soddisfatto dei miei progressi spirituali, evidentemente, visto che di rado vi alludeva. Per altri aspetti, alle mie orecchie non venivano risparmiati rimproveri. Le mie colpe principali erano la disattenzione, l'indulgere di tanto in tanto in stato d'animo malinconici, l'inosservanza di alcune regole dell'etichetta e, talvolta, la mancanza di metodicità. Guarda come sono ben organizzate ed equilibrate da ogni punto di vista le attività di tuo padre, Bhagavati, mi faceva osservare il mio guru. I due discepoli di Lahiri Masaya si erano incontrati poco dopo l'inizio dei miei pellegrinaggi a Serampore. Mio padre e Sri Yukteswar si stimavano profondamente, riconoscendo con ammirazione il reciproco valore. Entrambi si erano costruiti una vita interiore di granito spirituale, inattaccabile dal tempo. Da insegnanti occasionali della mia infanzia avevo assorbito alcuni insegnamenti erronei. Un Kela, mi era stato detto, non deve dedicarsi con troppo zelo ai propri doveri terreni. Quando avevo tralasciato o eseguito con negligenza i miei compiti, non ero stato punito. La natura umana trova un tale insegnamento fin troppo facile da assimilare. Sotto l'inesorabile sferza del maestro, tuttavia, mi riscossi ben presto dalle piacevoli illusioni dell'irresponsabilità. Coloro che sono troppo buoni per questo mondo ne stanno ornando qualche altro, osservava Sri Yukteswar. Finché respiri la libera aria della terra, sei tenuto a rendere il tuo servizio con gratitudine. Solo chi ha acquisito la completa padronanza dello stato di sospensione del respiro è affrancato dagli imperativi cosmici. Non mancherò di avvisarti quando avrai raggiunto la perfezione finale. Piccola nota in merito allo stato di sospensione del respiro. Trattasi del Samadhi, che è l'unione perfetta dell'anima individuale con lo spirito infinito. Il mio guru non si lasciava mai corrompere neppure dall'amore. Non dimostrava alcuna indulgenza verso chi, come me, si era offerto volontariamente di diventare suo discepolo. Sia che il maestro ed io fossimo circondati dai suoi allievi o da estranei, sia che fossimo completamente soli, egli diceva sempre chiaro e tondo ciò che pensava, senza risparmiare severi rimproveri.
Non sfuggivano al suo rimbrotto neppure le lievi cadute nella superficialità o nell'incoerenza. Questo trattamento schiacciante era duro da sopportare, ma ero fermamente deciso a consentire a Sri Yukteswar di appianare ogni mia asperità psicologica. Mentre egli operava faticosamente questa titanica trasformazione, parecchie volte vacillai sotto il peso del suo martello disciplinare. «Se le mie parole non ti piacciono, sei libero di andartene in qualunque momento», mi assicurava il maestro. «Non voglio null'altro da te se non che tu progredisca. Resta soltanto se senti che ne trai beneficio». Per ogni colpo umiliante che egli assestò alla mia vanità, per ogni dente che egli fece saltare metaforicamente dalla mia ascella con stupefacente precisione, gli sono grato oltre ogni dire. Il nocciolo duro dell'egoismo umano è praticamente inestirpabile se non con la durezza. Una volta che esso è stato rimosso, il divino trova finalmente un canale non ostruito. Invano esso tenta di filtrare attraverso i cuori impietriti dall'egoismo. La saggezza di Sri Yukteswar era così penetrante che, a prescindere da ciò che veniva detto, spesso egli rispondeva ad osservazioni inespresse. Ciò che una persona immagina di udire e ciò che l'interlocutore intendeva dire realmente possono essere agli antipodi, diceva. Cerca di cogliere i pensieri che si celano dietro la confusione della verbosità umana. L'acume divino, tuttavia, risulta increscioso all'orecchio mondano. Il maestro non godeva di grande popolarità presso gli allievi superficiali. Quelli saggi, sempre in minoranza, nutrivano profonda venerazione per lui. Oserei dire che Sri Yukteswar sarebbe stato il guru più ricercato dell'India se le sue parole non fossero state tanto schiette e sferzanti. «Sono duro con coloro che vengono per ricevere il mio insegnamento», ammetteva con me. «Questo è il mio modo di essere, prendere o lasciare, non scenderò mai a compromessi. Tu invece sarai molto più tenero con i tuoi discepoli. Quello è il tuo modo di essere. Io cerco di purificare soltanto nelle fiamme della severità, cauterizzando oltre la capacità di sopportazione media. Anche l'approccio gentile dell'amore produce una trasfigurazione. I metodi inflessibili e quelli morbidi sono ugualmente efficaci se applicati con saggezza. Tu andrai in paesi stranieri, dove gli attacchi troppo diretti all'ego non sono apprezzati. Un insegnante spirituale non potrebbe diffondere in Occidente il messaggio dell'India senza disporre di una buona dose di conciliante pazienza e tolleranza. Inutile dire che ebbi modo di constatare in seguito quanta verità racchiudessero le parole del maestro. Anche se il suo parlare privo di ipocrisia impedì a Sri Yukteswar di avere largo seguito durante i suoi anni di permanenza sulla terra, il suo spirito vivente si manifesta oggi in tutto il mondo per mezzo dei sinceri allievi che praticano il Kriya Yoga e altri suoi insegnamenti. Egli esercita sulle anime degli uomini un dominio ancor più vasto di quello che Alessandro Magno ambiva ad esercitare sulle regioni del mondo. Un giorno, mio padre venne a porgere i suoi rispetti a Sri Yukteswar. Il mio genitore si aspettava, molto probabilmente, di udire qualche parola di encomio nei miei confronti. Rimase scioccato nel sentirsi riferire un lungo elenco di mie imperfezioni. Il maestro era solito enumerare semplici manchevolezze di poco conto con un'aria di solenne gravità. Mio padre si precipitò da me. «Date le osservazioni del tuo guru, pensavo di trovarti in uno stato disastroso.
Il mio genitore non sapeva se piangere o ridere. L'unico motivo di dispiacere di Sri Yukteswar all'epoca era che avessi cercato, nonostante un suo garbato accenno contrario, di convertire un certo uomo al cammino spirituale. Indignato, corsi a cercare il mio guru. Egli mi ricevette con gli occhi bassi, mostrandosi consapevole del suo errore. Fu l'unica volta in cui vidi il divino leone divenir mansueto di fronte a me. Quel momento irripetibile fu assaporato fino in fondo. Signore, perché mi avete giudicato in modo tanto spietato davanti a mio padre, lasciandolo sconvolto? Era giusto? Non lo farò più. Il tono del maestro era di scusa. Rimasi immediatamente disarmato. Con quanta prontezza quel grande uomo ammetteva la sua colpa. Pur non turbando mai più la pace d'animo di mio padre, il maestro continuò implacabilmente a vivisezionarmi in qualsiasi luogo e momento lo ritenesse opportuno. I nuovi discepoli spesso davano man forte a Sri Yukteswar nel criticare puntigliosamente gli altri. Saggi come il guru, modelli di infallibile discriminazione. Ma chi sferra l'attacco non deve prestare il fianco alle critiche. Quegli stessi studenti, sempre pronti a criticare gli altri, si defilavano frettolosamente non appena il maestro scoccava pubblicamente verso di loro qualche dardo tratto dalla sua faretra analitica. Le vulnerabili debolezze interiori che si ribellano a lievi tocchi di censura sono come parti malate del corpo che si ritraggono anche se sfiorate delicatamente. Questo era il commento divertito di Sri Yukteswar a proposito di coloro che si erano dati alla fuga. Ci sono discepoli che cercano un guru fatto a loro immagine. Tali studenti spesso si lamentavano di non riuscire a capire Sri Yukteswar. Non comprenderete neppure Dio, risposi loro in una occasione. Quando un santo vi sarà del tutto chiaro, sarete santi anche voi. Fra gli innumerevoli misteri che aleggiano in ogni momento nell'aria inesplicabile, chi può mai osare chiedere che la natura incommensurabile di un maestro possa essere afferrata all'istante? Gli studenti arrivavano e generalmente se ne andavano. Coloro che aspiravano ad un cammino di melliflua comprensione e di facile apprezzamento non lo trovavano all'ashram. Il maestro offriva rifugio e guida per l'eternità, ma molti discepoli, grettamente, pretendevano anche un balsamo per il loro ego. Se ne andavano, preferendo all'umiltà le innumerevoli umiliazioni della vita. I raggi fiammeggianti del maestro, la luce solare penetrante e diretta della sua saggezza, erano troppo potenti per la loro infermità spirituale. Essi cercavano insegnanti di minore levatura che, riparandoli all'ombra della propria adulazione, consentissero loro l'agitato sonno dell'ignoranza. Nei primi mesi trascorsi con il maestro ero stato suscettibile e timoroso di fronte ai suoi rimproveri. Mi accorsi ben presto che essi erano riservati soltanto ai discepoli che avevano richiesto la sua vivisezione verbale. Se uno studente risentito protestava, Sri Yukteswar diventava silenzioso, senza offendersi. Le sue parole non erano mai adirate, bensì improntate ad una impersonale saggezza. Le acute intuizioni del maestro non erano destinate all'orecchio impreparato dei visitatori occasionali. Raramente egli faceva commenti sui loro difetti, anche quando erano evidenti. Nei confronti degli allievi che gli chiedevano consiglio, invece, Sri Yukteswar si sentiva profondamente responsabile. È davvero valoroso il guru che si propone di trasformare il minerale grezzo dell'umanità permeata dall'ego.
Il coraggio del santo è radicato nella sua compassione per i ciechi che procedono a tentoni in questo mondo. Quando ebbi abbandonato ogni latente risentimento, constatai una netta diminuzione dei rimproveri. In modo molto sottile, il maestro si ammorbidì, cedendo ad una certa clemenza. Col tempo demolì tutti quei muri di razionalizzazioni e riserve subconsce, dietro ai quali generalmente si difende la personalità umana. Fui ricompensato da una spontanea armonia con il mio guru. Scoprì così che egli era fiducioso, sollecito e tacitamente amorevole. Essendo però riservato, non dispensava mai parole affettuose. Il mio temperamento è principalmente devozionale. All'inizio fu sconcertante scoprire che il mio guru, saturo di jnana, ma apparentemente arido di bhakti, si esprimeva soltanto in termini di fredda matematica spirituale. Piccola nota, jnana vuol dire saggezza e bhakti devozione. Sono due delle principali vie che conducono a Dio. Quando entrai in sintonia con la sua natura, tuttavia, mi accorsi che il mio approccio devozionale a Dio non si era affatto attenuato, ma anzi si era intensificato ulteriormente. Un maestro autorealizzato è pienamente in grado di guidare i suoi diversi discepoli lungo le linee naturali delle loro inclinazioni fondamentali. Il mio rapporto con Sri Yukteswar, benché in un certo senso inarticolato, possedeva in realtà ogni eloquenza. Spesso trovavo la sua firma silenziosa sui miei pensieri e ciò rendeva superfluo qualsiasi discorso. Sedendogli tranquillamente accanto, sentivo la sua magnanimità riversarsi pacificamente sul mio essere. L'imparzialità di Sri Yukteswar si dimostrò chiaramente durante le vacanze estive del mio primo anno di università. La prospettiva di trascorrere alcuni mesi ininterrottamente a Serampore con il mio guru mi riempiva di gioia. «Ti affido la conduzione dell'ashram!» Il maestro era compiaciuto dell'entusiasmo con cui ero arrivato. «I tuoi compiti saranno l'accoglienza degli ospiti e la supervisione del lavoro degli altri discepoli». Kumar, un giovane che veniva da un villaggio del Bengala orientale, fu accolto nell'ashram come studente 15 giorni dopo. Di notevole intelligenza, egli conquistò ben presto l'affetto di Sri Yukteswar. Per qualche imperscrutabile ragione, il maestro era molto indulgente verso il nuovo residente. «Mukunda, lascia che Kumar prenda il tuo posto. Dedica il tuo tempo alle pulizie e alla cucina». Il maestro diede queste istruzioni dopo un mese che il nuovo discepolo era con noi. Promosso al ruolo di comando, Kumar esercitava una gretta tirannia domestica. In tacita rivolta, gli altri discepoli continuarono a fare riferimento a me per le faccende quotidiane. «Mukunda, è impossibile. Voi mi avete nominato supervisore, ma gli altri continuano a rivolgersi a lui ad obbedirgli». 3 settimane dopo, Kumar si lamentava con il nostro guru. Lo udì per caso da una stanza adiacente. «È per questo che ho assegnato a lui alla cucina e te al salotto». I toni raggelanti di Sri Yukteswar erano nuovi a Kumar. «In questo modo hai potuto accorgerti che un leader degno è il desiderio di servire e non di dominare. Tu ambivi alla posizione di Mukunda, ma non sei riuscito a conservarla con i tuoi meriti. Ora ritorna al tuo precedente lavoro di aiuto cuoco». Dopo questo episodio umiliante, il maestro riprese nei confronti di Kumar il suo precedente atteggiamento di insolita indulgenza. Chi può svelare il mistero dell'attrazione?
In Kumar, il nostro guru scoprì una sorgente di fascino che non sgorgava invece per i suoi compagni. Benché il nuovo ragazzo fosse palesemente il prediletto di Sri Yukteswar, non ne fui afflitto. Le peculiarità personali, da cui non sono immuni neppure i maestri, conferiscono una ricca complessità alla trama della vita. La mia natura si lascia raramente assoggettare da un dettaglio. In Sri Yukteswar ricercavo un bene assai più arduo da raggiungere del semplice elogio esteriore. Un giorno Kumar mi parlò con astio, senza ragione. Ne rimasi profondamente ferito. «La tua testa si sta gonfiando fin quasi a scoppiare», aggiunsi un avvertimento di cui coglievo intuitivamente la verità. «Se non cambierai la tua condotta, un giorno ti verrà chiesto di andartene da questo ashram». Ridendo con sarcasmo, Kumar riferì la mia osservazione al nostro guru, che era appena entrato nella stanza. Convinto di ricevere una lavata di capo, mi ritirai mestamente in un angolo. «Può darsi che Mukunda abbia ragione». La risposta del maestro al ragazzo giunse con insolita freddezza. Me la cavai senza castigo. Un anno dopo, Kumar partì per una visita alla sua casa natale, ignorando la tacita disapprovazione di Sri Yukteswar, che non controllava mai, in modo autoritario, i movimenti dei suoi discepoli. Quando, dopo alcuni mesi, il giovane fece ritorno a Serampore, risultò evidente il suo sgradevole cambiamento. Il maestoso Kumar, dal volto serenamente radioso, non c'era più. Quello che avevamo di fronte era solo un qualunque contadino che ultimamente aveva acquisito una serie di cattive abitudini. Il maestro mi mandò a chiamare e, col cuore spezzato, parlò del fatto che il giovane era ormai inadatto alla vita monastica dell'ashram. «Mukunda, affido a te il compito di informare Kumar che deve lasciare l'ashram domani. Io non riesco a farlo». Gli occhi di Sri Yukteswar si colmarono di lacrime, ma egli riprese subito il controllo. «Il ragazzo non sarebbe mai caduto così in basso se mi avesse ascoltato e non se ne fosse andato per frequentare compagnie indesiderabili. Ha rifiutato la mia protezione. Il duro mondo dovrà ancora essere il suo guru». La partenza di Kumar non mi procurò alcuna gioia. Tristemente mi domandai per quale ragione una persona che aveva il potere di conquistare l'amore di un maestro potesse lasciarsi sedurre da attrattive assai meno nobili. I piaceri del vino e del sesso sono radicati nell'uomo allo stato naturale e per apprezzarli non occorre alcuna particolare finezza di percezione. Le lusinghe dei sensi sono simili all'oleandro sempreverde, fragrante con i suoi fiori multicolori, ma velenoso in ogni sua parte. La terra della salvezza si trova dentro di noi e irradia quella felicità che ricerchiamo ciecamente in mille direzioni sbagliate. «L'intelligenza acuta è una lama a doppio taglio», osservò una volta il maestro a proposito della mente brillante di Kumar. «Come un coltello può essere usata costruttivamente o distruttivamente per incidere l'ascesso dell'ignoranza o per decapitare il proprio sé. L'intelligenza è guidata correttamente solo dopo che la mente ha riconosciuto l'ineluttabilità della legge spirituale». Il mio guru familiarizzava liberamente con i discepoli, uomini o donne, trattandoli tutti come propri figli. Percependo l'uguaglianza tra le loro anime, egli non mostrava alcuna distinzione o parzialità. «Nel sonno non sai se sono uomo o donna», diceva. «Così come un uomo che interpreta la parte di una donna non diventa tale, l'anima,
che può impersonare sia l'uomo che la donna, non ha sesso. L'anima è l'immagine di Dio, pura ed immutabile. Sri Yukteswar non evitava né biasimava mai le donne in quanto oggetto di seduzione. Anche gli uomini, sosteneva, rappresentavano una tentazione per le donne. Una volta domandai al mio guru perché mai un grande santo dell'antichità avesse definito le donne la porta dell'inferno. Una ragazza deve aver notevolmente turbato la sua pace mentale in gioventù, rispose causticamente il mio guru. Altrimenti egli non avrebbe condannato la donna, ma qualche imperfezione nel proprio autocontrollo. Se un visitatore osava raccontare una storiella piccante nell'ashram, il maestro manteneva un silenzio indifferente. Non lasciatevi sferzare dalla frusta provocante di un bel viso, diceva ai discepoli. Come possono godersi il mondo, gli schiavi dei sensi? I suoi sottili aromi sfuggono a coloro che strisciano nel fango primordiale. Le delicate discriminazioni non vengono colte dalla persona dedita agli elementari piaceri dei sensi. Gli allievi che cercavano di sfuggire all'illusione dualistica di Maya ricevevano da Sri Yukteswar paziente e comprensivo consiglio. Proprio come il mangiare ha lo scopo di soddisfare la fame e non l'avidità, così l'istinto sessuale è finalizzato alla riproduzione della specie, secondo la legge naturale, giammai ad eccitare brame insaziabili, diceva. Estirpate ora i desideri sbagliati, altrimenti continueranno a seguirvi dopo che il corpo astrale si sarà distaccato dall'involucro fisico. Anche quando la carne è debole, la mente dovrebbe resistere con perseveranza. Se la tentazione vi assale con forza crudele, superatela attraverso l'analisi imparziale ed una volontà indomabile. Qualsiasi passione istintiva può essere dominata. Risparmiate le vostre forze, siate come il vasto oceano che assorbe dentro di sé tutti gli affluenti dei sensi. Le piccole brame sono come falle nel serbatoio della vostra pace interiore, che permettono alle acque risanatrici di disperdersi nel suolo desertico del materialismo. L'irrefrenabile impulso attivante del desiderio sbagliato è il principale nemico della felicità dell'essere umano. Andate per il mondo come leoni di autocontrollo, non permettete alle rane della debolezza di farvi saltare qua e là al loro piacimento. Il devoto, infine, è liberato da tutte le compulsioni istintive. Egli trasforma il suo bisogno di affetto umano nell'aspirazione a Dio soltanto, un amore esclusivo in quanto onnipresente. La madre di Sri Yukteswar viveva nel distretto di Rana Mahal, a Benares, dove avevo fatto visita al mio guru per la prima volta. Affabile e gentile, era tuttavia una donna dalle opinioni molto risolute. Un giorno mi trovavo sul balcone di casa sua e osservavo la madre e il figlio che parlavano. Con i suoi modi calmi, ragionevoli, il maestro stava cercando di convincerla di qualcosa. Evidentemente non era riuscito nel suo intento, perché la scuoteva la testa con grande vigore. «No, no, figlio mio, vai via ora. Le tue sagge parole non sono per me. Io non sono tua discepola». Sri Yukteswar si allontanò, senza aggiungere altro, come un bambino che è stato redarguito. Mi commosse il grande rispetto che nutriva per sua madre, perfino nei momenti in cui era irragionevole. Lei lo vedeva soltanto come il suo bambino, non come un saggio. Vi era un certo fascino in questo episodio, in sé trascurabile,
Esso gettò nuova luce sulla peculiare natura del mio guru, interiormente umile ed esteriormente inflessibile. Le regole monastiche non consentono ad uno swami di mantenere i propri legami terreni dopo che essi formalmente sono stati rescissi. Egli non può celebrare le cerimonie dei riti familiari che costituiscono invece un obbligo per il capofamiglia. Shankara, l'antico fondatore dell'ordine degli swami, trasgredì tuttavia le regole previste. Alla morte dell'amata madre, egli cremò il suo corpo con il fuoco celeste che fece scaturire dalla propria mano levata. Anche Sri Yukteswar ignorò le restrizioni, sebbene in modo meno spettacolare. Quando sua madre morì, egli fece predisporre i servizi di cremazione sulle rive del Sacro Gange a Benares e diede da mangiare a molti brahmini in conformità ad un'antica usanza. I divieti shastrici avevano lo scopo di aiutare gli swami a superare le identificazioni limitanti. Shankara e Sri Yukteswar avevano dissolto totalmente il proprio essere nello spirito impersonale. Non avevano alcun bisogno dell'aiuto fornito dalle regole. Talvolta, inoltre, un maestro ignora deliberatamente un canone per affermarne il principio come superiore ed indipendente dalla forma. Per questa ragione Gesù raccolse il grano nel giorno del riposo. Agli inevitabili critici, egli disse: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato». Se si eccettuano le sacre scritture, raramente un libro riceveva l'onore di un esame approfondito da parte di Sri Yukteswar. Ciò nonostante, egli era costantemente aggiornato sulle più recenti scoperte scientifiche e su altri progressi del sapere. Brillante conversatore, amava lo scambio di opinioni con i suoi ospiti su innumerevoli argomenti. L'arguzia e la gioviale risata del mio guru animavano ogni discussione. Benché fosse spesso serio, il maestro non era mai tetro o malinconico. «Per cercare il Signore non occorre deformare il proprio volto», faceva notare. «Ricordate che trovare Dio sarà il funerale di tutte le pene». Tra i filosofi, i professori, gli avvocati e gli scienziati che venivano all'ashram, alcuni vi giungevano per la prima volta aspettandosi di incontrare un bacchettone ortodosso. Un sorriso sprezzante o uno sguardo di divertita tolleranza di tanto in tanto tradivano il fatto che i nuovi arrivati non si attendevano altro che qualche pia banalità. La loro riluttanza nell'andarsene, tuttavia, dimostrava espressamente che Sri Yukteswar aveva saputo penetrare con acume nei loro ambiti di specializzazione. Di solito il mio guru era gentile e affabile con gli ospiti, rivolgeva loro il suo benvenuto con amabile cordialità. Talvolta, però, gli egocentrici inveterati ricevevano una corroborante sferzata. Essi trovavano nel maestro una gelida indifferenza oppure una formidabile opposizione. Ghiaccio o ferro? Una volta un noto chimico ingaggiò una disputa con Sri Yukteswar. Il visitatore non voleva ammettere l'esistenza di Dio, giacché la scienza non dispone di alcun mezzo per rilevare la sua presenza. E così, inspiegabilmente, non siete riusciti ad isolare il potere supremo nelle vostre provette. Il maestro lo fissava con sguardo severo. Vi consiglio un esperimento senza precedenti. Esaminate i vostri pensieri incessantemente per 24 ore. Poi non vi meraviglierete più dell'assenza di Dio. Un celebre pandit ricevette un analogo scossone.
Con zelo stentato, lo studioso fece tremare le travi dell'ashram, esibendo la sua erudizione nelle sacre scritture. Copiosi e roboanti fluivano i brani tratti dal Mahabharata, dalle Upanishad e dai Bhāṣya di Shankara. «Sono in attesa di udirvi». Il tono di Sri Yukteswar era interrogativo, come se fino a quel momento avesse regnato il silenzio più completo. Il pandit restò sconcertato. «Di citazioni, sì, ve ne sono state in sovrabbondanza». Le parole del maestro suscitarono in me un moto di ilarità, mentre me ne stavo accovacciato in un angolo, a rispettosa distanza dal visitatore. Ma quale commento originale riuscite a formulare in base all'unicità della vostra vita? Quale testo sacro avete assimilato e fatto vostro? In quali modi le verità eterne hanno rinnovato la vostra natura? Vi accontentate di essere un vuoto grammofono che ripete meccanicamente le parole altrui? Mi arrendo. La mortificazione dell'erudito era comica. Non ho conseguito alcuna realizzazione interiore. Per la prima volta, forse, egli comprese che a nulla vale trovare il posto giusto ad ogni comma per salvare il proprio spirito dal coma. «Questi esangui pedanti puzzano eccessivamente di lampada», affermò il mio guru dopo che il pandit a cui era stata impartita la lezione se n'era andato. Essi ambiscono ad una filosofia che sia un raffinato esercizio di costruzione intellettuale. I loro nobili pensieri sono cautamente privi di qualsiasi rapporto, sia con la crudezza dell'azione esteriore, sia con ogni sferzante disciplina interiore. Anche in altre occasioni il maestro fece notare la futilità di un sapere meramente libresco. «Non confondete la comprensione con un vasto vocabolario», egli faceva notare. «Le sacre scritture sono benefiche nello stimolare il desiderio di realizzazione interiore, se si assimila lentamente un versetto alla volta. Il continuo studio intellettuale finisce con l'alimentare la vanità e la falsa soddisfazione di un sapere non digerito». Sri Yukteswar raccontò una delle sue esperienze di edificazione attraverso le scritture. Lo scenario era un ashram situato in una foresta nel Bengala orientale, dove egli seguiva il metodo di un noto insegnante, Dabru Ballav. Il suo sistema, semplice e difficile allo stesso tempo, era diffuso nell'antica India. Dabru Ballav aveva raccolto i suoi discepoli attorno a sé nella solitudine silvestre. Il sacro testo della Bhagavad Gita era aperto davanti a loro. Essi mantennero lo sguardo costantemente fisso su un brano per mezz'ora, poi chiusero gli occhi. Trascorse un'altra mezz'ora. Il maestro fece un breve commento. Restando immobili, essi meditarono di nuovo per un'ora. Infine, il guru parlò. «Avete capito?» «Sì, signore», osò affermare uno del gruppo. «No, non del tutto. Cercate la vitalità spirituale che ha dato a queste parole il potere di rigenerare l'India, secolo dopo secolo». Un'altra ora svanì nel silenzio. Il maestro congedò gli studenti e si rivolse a Sri Yukteswar. «Conosci la Bhagavad Gita?» «No, signore, non proprio, anche se i miei occhi e la mia mente hanno scorso molte volte le sue pagine». «In migliaia mi hanno risposto in modo diverso». Il grande saggio sorrise al maestro, benedicendolo. «Se ci si preoccupa di esibire esteriormente le ricchezze scritturali, quanto tempo resta per immergersi silenziosamente nel proprio intimo alla ricerca delle perle inestimabili?»
Sri Yukteswar guidava lo studio dei suoi discepoli con lo stesso metodo intensivo di concentrazione su un solo punto. La saggezza non viene assimilata con gli occhi, ma con gli atomi, diceva. Quando la vostra convinzione di una verità non risiede soltanto nel vostro cervello, bensì nel vostro intero essere, potete garantirne, seppure con cautela, il significato. Egli scoraggiava negli studenti qualsiasi tendenza a considerare la conoscenza tratta dai libri un passo necessario per la realizzazione spirituale. I Rishi scrissero in una sola frase concetti di profondità tale da tenere impegnati commentatori eruditi per generazioni, faceva notare. L'infinita controversia letteraria è per le menti pigre. Quale pensiero è più liberante di Dio è, o meglio ancora Dio? L'essere umano, tuttavia, non ritorna facilmente alla semplicità. Raramente si tratta di Dio per lui. Più spesso si tratta di pomposità apprese. Il suo ego è lusingato dal riuscire a comprendere una tale erudizione. Agli uomini orgogliosamente consapevoli di detenere una posizione elevata agli occhi del mondo, poteva spesso accadere, alla presenza del maestro, di dover aggiungere anche l'umiltà alle loro prerogative. Un magistrato locale, una volta, si presentò chiedendo un colloquio all'ashram di Puri, situato sulle rive del mare. L'uomo, che aveva la fama di essere spietato, avrebbe potuto tranquillamente cacciarci dall'ashram grazie ai poteri di cui godeva. Avvertì il mio guru di tali dispotiche possibilità, ma egli si sedette con aria intransigente e non si alzò a salutare il visitatore. Piuttosto nervoso, mi accovacciai accanto alla porta. L'uomo dovette accontentarsi di una cassa di legno. Il mio guru non mi chiese di procurargli una sedia. L'ovvia aspettativa da parte del magistrato di vedere cerimoniosamente riconosciuta la sua importanza non venne soddisfatta. Seguì una discussione metafisica. L'ospite procedeva goffamente, commettendo grossolani errori nell'interpretazione delle scritture. Man mano che la sua accuratezza diminuiva, la sua ira aumentava. «Sapete che sono risultato primo del mio corso di laurea?» La ragione lo aveva abbandonato, ma riusciva ancora a sbraitare. «Signor magistrato, dimenticate che questa non è la vostra aula di tribunale», replicò il maestro pacatamente. Dalle vostre argomentazioni infantili avrei supposto che la vostra carriera universitaria non fosse stata particolarmente brillante. Una laurea, in ogni caso, non è neppure lontanamente collegata alla realizzazione vedica. I santi non vengono sfornati ogni semestre come i contabili. Dopo essere ammutolito per lo stupore, il visitatore scoppiò a ridere di cuore. «Questo è il mio primo incontro con un magistrato celeste», egli disse. In seguito presentò una richiesta formale, redatta con i termini legali che, evidentemente, erano parte integrante del suo essere, di venire accolto come discepolo tirocinante. Il mio guru si occupava personalmente di tutti i dettagli della gestione delle sue proprietà. Persone prive di scrupoli tentarono in varie occasioni di impossessarsi delle terre avite del maestro. Con determinazione e perfino ingaggiando battaglie legali, Sri Yukteswar sconfisse tutti gli avversari.
Egli sopportò queste dolorose esperienze per il desiderio di non diventare mai un guru mendicante o un peso per i propri discepoli. La sua indipendenza finanziaria era una delle ragioni per cui il mio maestro, con allarmante schiettezza, ignorava le astuzie della diplomazia. A differenza di quegli insegnanti costretti ad adulare coloro che li sovvenzionano, il mio guru era refrattario a qualsiasi condizionamento, palese o occulto, esercitato dalla ricchezza altrui. Non lo udii mai chiedere denaro e neppure accennarvi vagamente, qualunque fosse lo scopo. L'insegnamento nel suo ashram veniva impartito gratuitamente e liberamente a tutti i discepoli. Un giorno, un insolente ufficiale finanziario giunse all'ashram di Serampur per consegnare a Sri Yukteswar una citazione. Eravamo presenti anche un discepolo di nome Kanai ed io. L'atteggiamento del funzionario verso il maestro era offensivo. «Non potrà che farvi del bene abbandonare le ombre del vostro ashram e respirare l'aria onesta dell'aula di un tribunale». Il funzionario sogghignava sprezzante. «Non riuscii a trattenermi». «Ancora una parola di tale impudenza e vi troverete steso a terra», dissi avanzando minacciosamente. «Miserabile!» Il grido di Kanai fu simultaneo al mio. «Osate portare le vostre impietà in questo sacro ashram?» Ma il maestro si levò in difesa di colui che lo aveva insultato, ponendosi dinanzi a lui. «Non infiammatevi per un non nulla. Quest'uomo sta soltanto compiendo il suo legittimo dovere». Il funzionario, stupefatto da tale contrastante accoglienza, pronunciò con ossequio parole di scusa e se ne andò in tutta fretta. Era sorprendente constatare come un maestro dotato di una volontà tanto focosa potesse essere così calmo interiormente. Egli corrispondeva perfettamente alla definizione vedica dell'uomo di Dio, che afferma: più soave di un fiore quanto a gentilezza, più forte del tuono quando sono in gioco i principi. A questo mondo vi sono sempre coloro che, secondo le parole di Browning, non sopportano la luce essendo loro stessi oscuri. Talvolta qualche estraneo rimproverava Sri Yukteswar un torto immaginario. Il mio imperturbabile guru ascoltava educatamente, analizzando se stesso per verificare se l'accusa contenesse qualche frammento di verità. Tali scene mi richiamavano alla mente una delle incomparabili osservazioni del maestro, che diceva: «Alcune persone cercano di rendersi alte mozzando le teste altrui». La salda compostezza di un santo è più efficace di qualsiasi predica. Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città. Spesso riflettevo sul fatto che il mio nobile maestro avrebbe facilmente potuto essere un imperatore o un guerriero capace di far tremare il mondo, se la sua mente si fosse focalizzata sulla gloria o sul successo terreno. Egli aveva scelto, invece, di espugnare le cittadelle interiori dell'ira e dell'egotismo, la cui caduta è la suprema conquista dell'uomo.